si intitola Terra Bassa ed è il docufilm promosso da Albatros 87, realizzato dalla casa di produzione Guasco di Ancona con la regia di Davide Como, che parla della storia, tra successi e contraddizioni, della borgata di Metauriglia nel comune di Fano. La proiezione vede il racconto di storie realmente accadute, concentrandosi sulla nascita di questa località, con riprese curate nel dettaglio e ambientazioni perfettamente ricostruite con oggetti e soggetti dell'epoca. Un'idea di Pia Miccoli con le sceneggiature curate da Giulia Betti. Terra bassa a intendere quello che si dice a Fano, no? Ma la terra è bassa, cioè il lavoro dell'agricoltore è un lavoro faticoso, dove la schiena è piegata e dove si guadagna poco, quindi è un po' un titolo che vuol ricordare l'umiltà dell'origine di Metauriglia e anche delle persone, degli ortolani che l'hanno, i pescatori che l'hanno abitata. Terra bassa perché Metauriglia è una terra bassa in senso proprio geomorfologico e spesso va sott'acqua, è una terra con tanti problemi. Per noi questo docufilm è un modo, come altri, come le mostre, come la festa, per far entrare nel cuore una storia, un'epoca e delle persone, e perché si torni ad investire su questo territorio con progetti resilienti, economicamente, ambientalmente sostenibili, e quindi frenare quella fuga che di solito c'è dalle periferie una volta che si sta un po' meglio. Se uno si sente appartenente a un territorio, ci rimane. L'anteprima ufficiale del docufilm è in programma per lunedì 5 dicembre alle ore 21 all'interno del Politeama di Fano, alla presenza del cast, troupe e tecnici che hanno lavorato al progetto. Davide Como, lo spettatore che cosa troverà durante la visione di questo docufilm? Troverete leggerezza, ironia, che grazie anche al protagonista Virgilio, interpretato da Victor Carlo Vitale, che è il nostro narratore, che viaggiando tra le epoche e viaggiando tra la parte documentaristica e la parte fiction, ci racconterà la storia di questa borgata Metauriglia, una borgata ferita, ma che piano piano sta rinascendo grazie all'impegno dei suoi stessi abitanti e anche da un aiuto esterno, che sta riscoprendo la sua identità. Lo abbiamo fatto, ecco, con leggerezza, con ironia, mettendoci anche dentro un po' di poesia, almeno spero di esserci riuscito. Soprattutto è un documentario per le famiglie, possono guardarlo anche i bambini, le varie fasce d'età.